Polis Milano, 18 settembre 2009. Estragis Milano e Roma, l'Italia dà una mano. Afghanistan, e Polis, Afghanistan. Strage di italiani. Autobomba Kabul, 150 kg di esplosivo contro due mezzi della folgore. Uccisi 6 parà, 4 feriti. Napolitano dice dolore e riconoscenza. La russa. Attacco vile. Bossi. Spero a Natale tutti a casa. Il poliziotto? Un amico in più. E Bitonala che dice? Paccola Roberto che dice? A nome dell'Italia naturalmente, no? Dice più pompini, meno cellerini. Poi c'è Berlusconi che dice qualcosa. E c'è anche Mike Buongiorno che dice qualcosa. Sì, e beh, Berlusconi è afono e fa parlare Mike Buongiorno, la salma, no? E Stragis Milano e Roma, l'Italia dà una mano. Russo, cara mia canaglia, contro Milano, Italia, famiglia. Italia, autobomba a Milano, 60 kg di esplosivo contro un mezzo della polizia. Volante Baggio, quarto turno, de Questura di Milano, ufficio prevenzione generale. Commissariato Porta Genova, me. Ridotti in fin di vita due agenti di PG, Paccuola Roberto e De Angelis Giuliano. Un civile, Francesco Corriero. La strage continua in via Fate Bene Fratelli. Questura. Che dice a questura? Dolore e riconoscenza. E lo scrive sulla sacra notazione Paccuoli, no? Tribunale. Che dice il tribunale? Attacco vile. Milano e Italia famiglia. Che dice? Dice, spero a Natale, russo cara mia, morta, o assicurata alla giustizia. Era il 4 maggio 2004. Siamo al 18 settembre 2009. Ancora l'autobomba che nel frattempo ha raggiunto la bellezza di 60 tonnellate di peso e potenza. Strage continua. 5 anni e 4 mesi, strage continua. Se va avanti così, Milano e Italia famiglia sarà costretta a rivolgersi all'ONU, al mondo, altro che Afghanistan, Iraq, Italia fascista, Germania nazista. Ed ecco
la foto dell'autobomba. Qui raffigurate due schegge. Wanted. Cannoni, bombe a mano, a grappoli, pistole, mitra, missili. Mamma mia. Dice, scegli e diventa un perito informatico. Rot che dice? Dice, scegli e diventa un perito italico. Casa Moschea, il PDL dice no a una grande, meglio tante né piccole. Commenteremo dopo. Lamoratti bis su cronache. Il sindaco alla festa della Lega si dice pronta a una ricandidatura nel 2011. Perché nel 2011 sarà ancora lì Lamoratti? Vabbè, commenteremo dopo. Poi, cronache, proteste precarie, docenti sotto il pirellone e studenti fuori dal Gandhi per il diritto allo studio. Commenteremo dopo. La figlia di Eto'o, dalla Sardegna l'appello di Anni, che vorrebbe riabbracciare il padre. Commenteremo dopo. Ah, di Anni, teniamo anche la canzone. Anni, Anni. E se si trova eventualmente. Siamo circondati nella. Ascoltatori, e adesso finalmente la parte che preferisco. Aia. Gli insulti, Mario Bianchi, non voglio andare in pubblicità perché voglio che tutti sentano. Prenderei la via dell'alcolismo solo per poterti dimenticare. No. Amici ascoltatori, sei una carie con ascesso, lasciatelo dire. Lo sai che spesso lo squalo quando morde un uomo dopo lo sputa, eh? Nel tuo caso ti sputa e basta. Ecco, roba da mamma. È proprio arrabbiato. No, volevo dire che sua madre fa la glottologa. Sì. E lo so io perché. No, signor Mike, non adesso dica. Non voglio dire altro. Sto provando più dolore ora a stare con te che quando ho pestato a piedi nudi un mattoncino Lego nella camera di Leonino. Sono talmente arrabbiato che non so come insultarti. Mike, digli quella del tapirulan. Sì, grazie Mario Bianchi. Ti legherei ad un tapirulan e ti farei andare a velocità 15 per 4 ore. Hai mai mangiato un fico d'India? No. Eccone uno, mi raccomando, non sbucciarlo. Ecco, tieni. Fai più schifo dei denti di Ronaldinho, roba davanti. E adesso chiamatemi il notaio perché voglio fare testamento. Lascio a noi il porco, cioè tu, una roncolata che lasci il segno M sulla guancia, caro saputello dei miei infradito. E con questo chiudo e me ne vado. Oggi ne ho una per via, basta. Vai via, no? Finiscila. Voglio dirti solo una cosa. Te la dico. Se fossi stato tu, Lazzaro, nostro signore avrebbe fatto un bel 3-7 col morto. Vai, adesso te lo dico, va. Siamo circondati
nella politica